Amici, buonasera! Benvenuti nel mio piccolo laboratorio, nel mio canale e nei miei social. Allora, anche questa settimana qualcuno ci ha dato buca, nel senso che non arrivano i materiali. Santa di quella santa pazienza, non importa, stiamo facendo... Sapete che io parlo sempre al plurale, ma sono sempre io. Sto facendo la cosa più semplice del mondo. Però anche questa cosa ha bisogno di una certa manualità, di un determinato occhio, perché venga fuori bene alla fine della fiera, nel contesto. E sto facendo semplicemente delle maniglie. Quindi, tagliate al banco sega, da pezzettini più piccoli, ecco perché è sempre importante quando si fa un progetto, uno magari dice ok, oggi non ho voglia di mettermi a tagliare pannelli grandi, ma intanto faccio le maniglie e comincio a tagliare. Ok, ma se io i pezzi piccoli li taglio dal pezzo grande, quando è ora di tagliare i pezzi grandi, me li sono fregati quei pezzi piccoli. Quindi dai ritagli, dai rimasugli, ritagli di qua e di là, dei grandi pannelli perché ho ricavato il materiale, sono venuti fuori i listelli. Quindi, sempre multistrato da 15 mm, che io amo da morire, in pioppo, tagliato 35 cm, 3 cm d'altezza, il suo spessore è sempre 15. Ora, la cosa che noi stiamo facendo è questa. Non serve tanto misurazioni o cosa o come. Potrei anche farmi un tondino da 3 cm, appoggiarlo e segnarlo con la matita, ma io non voglio che venga fuori proprio un cerchio perfetto. A me va benissimo che rimanga un po' sul rettangolare stondato e siccome già ne ho parecchie qui dentro di maniglie, ve ne mostro una e vi mostro come sto facendo per costruirla, cioè la cosa più banale del mondo. Vedete? Tanto per darvi un'idea, vedete questa? Eccola qua. Quindi nel contesto abbiamo i 35 cm perché il passo di foratura che io ho cominciato a tenere nel mio laboratorio è sempre quello. Una è anche lì, le altre nel banco sono in fondo là. E qui giustamente sapete che ne serve una nella pattumiera, tre nei cassetti, una nel vano verticale che è questo piccolino, una in questo vano qua. Una va in quel vano lì, montata sempre in verticale, e poi da questa parte ne avremo una sul vano di mio figlio e l'altra sull'eventuale cassetto che andrà fatto sotto il centro di controllo. In realtà sono 7 maniglie, però sapete anche che il prossimo progetto che ho tardato a fare appunto per avanzare, il discorso che facevo prima, pezzi più piccoli dai tagli del grande banco, probabilmente mi esce... il materiale per fare sotto là, vedete dove c'è tutta quella bella confusione là, ci andrà la cassettiera per le stampanti 3D. E in quel contesto lì ci sono due cassetti e quei due cassetti necessitano di due maniglie. Ora come ora vediamo un attimo come costruire una maniglia, la cosa più semplice del mondo. Anzi, l'ho semplificata ancora di più, perché se andiamo a ritroso, nei video precedenti, anche quando ho fatto il banco a cassetti, ho innestato, cioè praticamente nella, calcolando sempre, tenendo sempre buono il fattore passo di foratura, che è un passo standard, perché sapete che la regola di falegnameria, c'è una regola fissa come misurazione che va bene sia per i lavori manuali che per i lavori con macchinari, è sempre 32 mm. Quello è il passo standard da quando San Giuseppe ha procreato Gesù, che era un falegname. Quindi è un esponenziale, è un moltiplicatore del 3.2, adesso non ricordo esattamente, ma dovrebbe essere un 32, il passo di foratura. Ora come ora, noi abbiamo stondato a monte e a valle, quindi 4 spigoli, questo muraletto e in precedentemente, come dicevo prima, avevo incassato sulle altre maniglie delle boccole in ottone. Quelle che hanno è un foro M5, è un foro 5 mm o 6, non mi ricordo, che praticamente va a
cogliere questa boccola in ottone che all'interno ha una pallina bianca in plastica. In sostanza, quando si va a tirare la vite, cosa succede? Succede che la pallina si schiaccia, la boccola si apre e quindi diventa un... la boccola, essendo a griffe laterali, va a legare con il legno. Però mi è già successo, un po' a me, un po' ai miei figli, un paio che... Perché poi c'è da considerare la struttura del cassetto, il frontale cassetto, il distanziale e la maniglia. Quindi ci vogliono viti lunghe. Tempo fa viti lunghe abbastanza non ne avevo, oppure ne avevo, ma più lunghe. Allora le devi accorciare. Devi accorciarle tutte allo stesso modo, se vuoi che la pallina si schiacci. Una un po' più lunga, una un po' più corta, qualche maniglia magari ho rischiato di sfondarla. Come qualche maniglia, la pallina si è schiacciata poco, vai a tirare e la maniglia te resta in mano da un lato. Allora, per ovviare a tutte queste cazzeggiature, ho fatto la cosa più semplice del mondo. Se io al posto di montare e la boccola e fa il foro, che comunque sono tutti i tempi che si allungano, e tutta precisione che serve ancora di più, vado semplicemente a fare i due fori nei frontali e vado a montare, e lì ho più margine di scelta, una vite autofilettante da legno semplice una volta passato il frontale. La scocca, il frontale, il distanziale, calcolo che non mi esca e va che quando è tirata non si muove, alla pari se non di più di una boccola allargatore, voglio dire. La cosa che poi andremo ad aggiungere è che in primis all'inizio le prime maniglie le avevo fatte distanziale da 1,5 cm. Ho notato, usando e costruendo, che il distanziale da 2 è più comodo, perché io non ho due mani, ho due spazzette, quindi è ovvio che le dita che entrano sono più comode con un distanziale un po' più marginalmente profondo. E invece di farli con il solito listellino 2x2, star lì a fare il foro, poi a verniciarlo tutto attorno e quant'altro, che per carità è sempre un bel lavoro artigianale, chi me lo fa fare? Avendo due stampanti 3D, non una, due, sarei proprio uno scemo non avermi inventato il distanziale in PETG. Il mio colore verde nasce da progetto già forato, già spigolato, quindi pronto, prontissimo. Come avete visto gli esempi che vi ho fatto. E ve ne voglio dare anche un altro come esempio a livello visivo, che è questo. Qui vediamo la vecchia tipologia e qui abbiamo il distanziale da 1,5 cm in legno, che comunque si rischia sempre un po' di scheggiare, di male, di rifinirlo non proprio perfettamente bene, e andiamo a vedere il distanziale. Guardate la differenza, il distanziale in PETG, cioè la resa a livello estetico è ancora migliore e si vede anche la profondità che è maggiorata. Bene, guardate questa, quella qua, fantastica la cosa, eh? Ok, andiamo a vedere. Allora, una volta sezionato, come dicevo prima, la misura 7,3 cm è lo spessore standard che io ho sempre costruito per lì qui dentro. Per 35, compasso 32, si calcola. Così, perché poi la differenza che a noi ci resta sopra e sotto alla maniglia è quella che ci resta anche di testa, quindi diventa anche un fattore estetico vederla che gira attorno. Andiamo a levigarla. Un colpo d'occhio, non è che ci vuole tanto. Accendiamo il macchinario. Questa macchina in dotazione ha tutte carte, sia sui rulli, sia sul castello a nastro. Arriva in dotazione carta da 80, io mi sono fatto mandare anche la 120, perché per fare questi lavori la 120 mangia meno e mi lascia una superficie. L'esempio più plausibile è il culetto di un bambino, ma proprio burro, burro, burro.
poi vogliamo eliminarla tutta, facciamo anche l'altra parte. Quello che è fondamentale è che dal momento che io parto, il moto di spinta che io do con la mano e la rotazione devono essere all'unisono, perché sennò poi non arriva la curva e diventa tutto uno schifo, tutto saltellante, tutto magari si brucia. Quindi andatura e spinta all'unisono. Se vogliamo farla tutta, basta solo che con un po' di attenzione poi se c'è qualche spigoletto, qualche sciocchezza, si può sempre rimediare. Adesso prendo il mio famosissimo tappo di legno con la carta e le vado a spigolare e sono pronte da verniciare. Inizialmente le avevo lasciate naturali perché vedere la maniglia naturale su fondo in pallini a PVC e antracite è bellissima. Però il discorso è che questo laboratorio non lo usa solo Luca Montemezzo, lo usa anche Davide Montemezzo, e Davide ha una gran passione di meccanica. Voi non potete capire, probabilmente su qualche video precedente si nota, prima che io decidessi di farle antracite. Sono sempre sporche, per quanto io dia lo smalto trasparente, poi se si lascia lì non ci si accorge della macchia, magari la macchia di grasso di unto meccanico si impregna un po' anche sulla vernice. E allora per ovviare a sta cosa, tutte antracite, bello da vedere, stucco e pittura fan bella figura, si dice così di solito. Fatte le maniglie, mi vedete con un po' di pezzi idraulici qua, di conduzione aria idraulica, quindi dobbiamo pensare anche ad un'altra cosa, il fatto che io devo ancora aggiungere la linea d'aria sotto, perché, come ripeto, avendo eliminato l'idea del compressore all'interno del banco, farò la linea d'aria che entrerà insieme ai cavi, quindi il compressore rimarrà remoto e noi andiamo a portare comunque la linea d'aria dentro. Nella vecchia casa mi ero fatto già sto lavoro, un lavoro del genere, quindi il compressore era dislocato in un posto e avevo portato la linea d'aria vicino al portone d'ingresso, appunto per la comodità di utilizzarlo al di fuori del garage. Qui basta anche un pezzo piccolo, andremo a creare. Qui naturalmente erano stati divisi per la fretta di sbarcare l'una, di andare via. Andremo a creare il maschio femmina con la linea dall'inizio delle tubazioni, come avete già visto nei post e nel video, che poi arriverà nell'asola, uscirà dall'asola insieme ai cavi e poi andrà al centro di controllo per alloggiare appunto la femmina, che sarà quella che gestirà il tubo aria al banco. Ora come ora però lo devo fare ora come ora, per il semplice fatto che se io, la mia voglia di terminare il lavoro è grande, però a prescindere che questi due cavolo di materiali non sono ancora arrivati per proseguire, ma se arrivano i materiali va sul peso. Se va sul peso diventa difficoltoso alzarlo, anche perché non lo voglio mettere su un fianco. Andrò a creare un paio di spessori in maniera che le ruote non portino a strangolo, lo alzerò di qua, quel tanto che riesco ad infilarmi sotto per montare le due clips in plastica e il tubo. Quindi una volta passato questo e portato su, il banco non ha più nessun lavoro da fare sulla parte inferiore. Quindi meglio se mi accingo a farlo ora, finché il banco è ancora un po' leggerino. Poi nel frattempo speriamo arrivino anche le ruote, quelle centrali. Non c'è ancora segno di cedimento, ma ripeto, il banco è ancora vuoto.
che tra le altre cose ordinate arrivate nere. Porca di quella porca. Fate il reso e adesso aspettiamo che ci siano, che arrivino bianche, come le quattro sorelle. Allora, il maschio pronto vicino alle spine. L'altra volta forse non ve l'ho spiegato, però se voi osservate c'è una spina normale, 16 ampere dritta, poi al lato sinistro, al lato destro, quella in fondo, è una tedesca, appunto perché le linee sono separate, una linea è per il compressore, per l'aspirapolvere di comando, e l'altra è una linea, diciamo, diretta. Qui abbiamo quindi il maschio dell'aria e qui la stessa linea come i cavi elettrici che entra e sale nel vano del centro di controllo. Quindi, in teoria, a prescindere dalle due ruote aggiuntive che dobbiamo mettere, sotto il banco non c'è più nulla da fare. Allora, la linea lì sale assieme ai cavi e al filo LED. Il discorso ora diventa questo. Come capocorda, diciamo, al tubo, che poi andrà accorciato quel tanto, vedremo quanto basta per far sì che io abbia modo di aprire il vano tecnico, va innestato questo, che sarà la femmina. La femmina che avrà un suo guida, una volta inserito il tubo, appunto, verrà stretto bene questo dado zigrinato in testa, che poi coglie, diciamo, quello che è il mollettone. La mia idea, ci devo ancora studiare un attimino, perché giustamente questo è un assemblato, questo è il raccordo principale e questo è il raccordo posteriore con gli tubo, e qui c'è la giunzione, che questa si può dividere e va, diciamo, chiusa con il teflon. Mettendo abbondante teflon, diciamo che non serve che arrivo in battuta, ma se magari qui mi resta quell'1-2 mm che mi servono per costruire un aggeggio come questo, che questo è quello che ho costruito per il cavo della Festool, che, come spiegavo, andrà sotto placca. Per lo stesso motivo la mia intenzione è questa, di arrivare a questa estetica e a questa praticità, voglio dire. Devo solo trovare il sistema per arrivare a bloccarlo dietro. Ecco il perché volevo appunto fare una cosa con il foro più piccolo, che io, unendo i due raccordi, riesca a pizzicare, a strangolare, in maniera tale che mi diventi una cosa del genere. Non posso affondare di più, perché devo avere la comodità di, quando ho bisogno di agganciare o sganciare il tubo, di muovere questo mollettone, e il tutto poi verrà naturalmente coperto, per lo stesso motivo del cavo Festool, per lo stesso motivo degli interruttori. Quindi nel quadro, nel centro di controllo, anche l'aria uscirà con il suo quadretto. Boh, vediamo. Come dico sempre, sono cose un po' da studiare, però diciamo che intanto siamo ancora lontani. Finché non arriva il famoso materiale che ogni tanto nomino, i frontali non possono essere pronti. Ma andiamo con calma, un passo alla volta. Anche se non ci sono i frontali, diciamo che il banco, quello che io chiamo, che ho costruito col papà, il banco del papà, quello vecchio, lo portiamo nell'altra location. Quindi all'interno di quel banco lì c'è rimasto solo il secchio dell'immondizia. E finora tira fuori, metti dentro, tira fuori, l'ho sempre tenuto qui. Ora è il momento di lasciarlo, di portarlo via. E quindi devo perlomeno riuscire, anche se non è frontale, a metterci il sacco qui dentro, così poi ho la pattumiera, anche se parziale, ma ce l'ho. Cosa dobbiamo fare però qui noi ora? Qui noi ora dobbiamo costruire un anello. Cioè, il sacco non è che io apro la pattumiera e c'è il sacco al di fuori che si incastra, che si pizzica tra la scocca della pattumiera e il montante del banco finché bascula. Dobbiamo costruire una cornice. Questa cornice, che sarà imbattuta alla bocca superiore, andrà a pizzicare praticamente il sacco, tenendolo tutto quanto bello compatto, in maniera tale che si possa aprire e chiudere, la cosa sia ordinata, ma soprattutto che non si incastri, che non si rompa, che non... Insomma, ecco, mi avete capito. Quindi proviamo a vedere
Che idea mi viene? Perché per il momento ho solo l'idea, ma non ho ancora pensato a nulla. Allora, diciamo che per rigor di logica, se io devo spaccare una fetta da 5 cm, taglio a 45 gradi, come impostate la macchina, come faccio a capire dalle lama alla barra longitudinale se il 5 mi viene spaccato sulla parte alta, come regolarla? È la cosa più elementare del mondo, ma questo credo non serva, ve lo spieghi. Si deve praticamente aggiungere, cioè, scusate, togliere dallo spessore, dalla misura di regolazione, lo spessore del pannello. Quindi se io devo spaccare 5, qui imposto 3,5 più lo spessore, viene fuori il 5 in cima, il 5 sopra. Ora naturalmente sto cercando di recuperare i pezzi più brutti e quelli più piccoli, perché se osservate questa è una barca, è una gondola. Però per fare quello che devo fare va benissimo. Ho ben pensato e permettetemi un altro taglio e poi ve lo spiego come si deve. Vediamo di regolare. Allora, raddrizzato, naturalmente certe parti le salto perché è proprio elementare, raddrizzato i due tagli a 45 sarà difficoltoso perché è proprio, come dicevo, una gondola, però andiamo a tagliare a 3 cm i listelli di girotesta. Cosa significa questo? Che io andrò a tagliare 1,5. Così mi verrà il 3 superiore, discorso che facevo prima. Larghezza per spessore pezzo. Vediamo che cosa mi esce. Sì, forse è meglio tagliarlo di qua perché così riesco sempre perlomeno a recuperare sta barca. Cosa fondamentale, ma non solo quando si taglia inclinato, anche quando si taglia dritto. La lama va tenuta fuori, il necessario, non serve di più. E non ci dobbiamo avvalere del fatto che questa comunque è la salvadita, perché comunque sia, non si sa mai. La sicurezza prima della macchina. Poi se la macchina ci aiuta, bene, ma prima deve essere qui. La mia idea è questa: andare a costruire un, come ripeto, mi sembra di essere a Venezia, manca solo l'acqua. Devo costruire praticamente una cornice, taglio 45 gradi, perimetrale, che entri nella bocca con lo spessore del 5, come se io entrassi, è come se io entrassi nella bocca della pattumiera in questo modo, così. E quindi il sacco andrà pizzicato all'interno della cornice. Vediamo che cosa ne esce. Allora, taglio 5, taglio 3. Perché 3? Perché quel che resta all'interno dell'inclinazione è 1,5. 1,5 è lo spessore della bocca di battuta. Quindi non posso andare oltre, se no non entra la tramoggia e se no io davanti mi troverei il frontale in appoggio. Quindi sulla battuta devo stare sullo spessore della bocca. Allora, tagliamo un altro 3 e questi sono i lunghi, sulle parti lunghe. E poi vediamo di trovare pezzettini di ritaglio per fare le due corte. Ora, nonostante, diciamo,
Il discorso che facevamo prima della gondola di Venezia, che i listelli sono belli storti, a noi non ce ne può fregare di meno, perché intanto abbiamo recuperato un pezzo storto che non si poteva utilizzare magari per fare un frontalino o quant'altro. Però in questo caso che cosa succede? Che anche se sono storti, dal momento in cui io vado a fissarli uno fronte l'altro con il 45 gradi in punta e li giro, quindi basta semplicemente del nastro carta, l'importante è che sia attaccato bene. Una volta che io vado a dare abbondante colla, ma che dura che è, ok, abbondante colla, e vado a chiuderlo, eccola là che fuoriesce la colla. Io prendo ancora il mio nastrino e vado a chiuderlo. Questo è il sistema che io ho utilizzato per costruire gli enclosure delle stampanti. E per lo stesso motivo, più avanti, quando sarà finito il grande banco, vedrete lo stesso sistema che costruirò la cassettiera delle stampanti 3D. Cioè tutte le strutture che voi vedete, solo che a differenza che qui sto costruendo un 45 gradi, ok? Mentre in questo contesto tutte queste strutture sono costruite a 22 gradi e mezzo, ma non c'è un chiodo manco a cercarlo. Solo multistrato pioppo da 15 mm incollato in appoggio con lo stesso sistema del nastro, identico. Ora il tempo di asciugatura, mettiamo ancora qualche nastrino perché giustamente è un po' torto, però dal momento in cui io vado a incollarlo così, diciamo che un po' si raddrizza la cosa, non del tutto, ma per l'utilizzo che deve fare la cornice che tiene fermo il sacco della spazzatura, non è che mi serva un biliardo, no? Un taglio di vela. Incolliamo anche gli altri e poi il tempo tecnico di asciugatura. Ora, finché le porzioni di cornice della pattumiera si incollano, andiamo a fare un ragionamento insieme, perché qui entriamo un po' nella parte teorico-tecnica e qui è vietatissimo sbagliare, ma proprio da tagliarsi i maroni se si sbaglia qui, perché ora io sto utilizzando un pezzo di medio density da trar via, chiamiamolo così, cioè un pezzo che userò come martire, perché non si potrà sbagliare a forare né il piano e né il piano grande né il piano della fresa, una volta che saranno rifiniti. Facciamo un calcolo insieme. Allora, sì, l'inquadratura è buona. Ipotizziamo che questo sia l'angolo del banco grande, ok? Allora, la simulazione è questa. 4,5 è il montante sotto, 4,5 è il montante di testa. Benissimo. Ora, noi dobbiamo considerare un discorso di logica per il semplice fatto che dobbiamo prepararci, perché anche il piano, anche questo piano ha i fori, e dobbiamo trovare giusto il nesso per far sì che si trovi la posizione del piano di fresatura. Ora come ora, e poi i fori saranno sempre eseguiti, andranno sempre in linea il piano, perché poi quando verrà raddrizzato farà un disegno unico. Ora come ora, cos'è che intendo fare io? Capire la distribuzione dei fori. Naturalmente, se io entro nel progetto e vado a misurare le coordinate praticamente dei fori, li trovo già da sé. Ma una volta disegnato e scavato il foro nel piano, è ovvio che il centro del foro non è proprio così semplice trovarlo, anche perché, sapete, io faccio sti bei disegni qua, ma sono un po' zuccone se andiamo a scavare, diciamo, nei meandri del programma. Quindi io ve lo spiego come sono abituato a fare sempre, nella maniera comprensibile anche per chi si accinge per la prima volta. Nel senso che se voi volete farvi un pianetto forato in un vostro banchetto di lavoro e quant'altro, andiamo a semplificare la cosa.
cioè non è che io non sappia trovarlo con le coordinate, il disegno che ho fatto, però dalla cosa che sembra a volte complessa ve la spiego in modo semplice. Allora, attenti, attenti, attenti bene. Com'è che era il detto Paganini, non ripete, una roba del genere? Ok, noi abbiamo un piano di lavoro largo 90 cm, come la paura. 4,5, 4,5. Dobbiamo distribuire i fori. Sappiamo che, per rigor di logica, alla regola del falegname, 3,2 è un passo, una regola, ma proprio nata con San Giuseppe, come ho detto anche prima. Quindi noi l'interasse dei fori, del centro del foro, sarà 9,6, che è sempre un esponenziale, 3 e 2, 6 e 4, 9 e 6, 12 e 8 e via dicendo. 9 e 6, uno dall'altro. Dobbiamo capire come partire col disegno dei fori nel banco, per non incombere e nei montanti, e perché sia tutto bello anche da vedere, oltre che pratico poi da tagliare. Quindi noi abbiamo 9 fori, la larghezza 9 fori. 9 fori significa 8 spazi, tra il primo e l'ultimo foro abbiamo 8 spazi. Andremo a fare 9,6 per 8 spazi, uguale 76,8. Attenzione, il primo e l'ultimo foro non sono questa misura all'esterno del foro, ma è il centro del foro. Quindi andremo, considerando che il foro è da 20, ad aggiungere un centimetro e un centimetro per essere a filo esterno dei fori. Più 2 uguale 78,8. La misura di ingombro fori, da esterno a esterno. Meno 90 centimetri come la paura, mi resta 11,2. 11,2 diviso 2 a casa mia fa 5,6. Se noi abbiamo un murale da 4,5 e noi andiamo a tracciare un segno a 5,6 per 5,6, abbiamo un millimetro di spazio dal fusto del foro al fianco del montante. Quindi qui, in questo caso, col 90 e col 3 e col 9,6, o si ha più culo che anima, o si ha più culo che anima. Ora la cosa cambia. Io adesso farò una simulazione, perché, come dicevo prima, divieto di errore assoluto. Allora, punte Forstner, eccola qua. E qui arriva in ballo la stampa 3D. Questo aggeggio io l'ho costruito con la stampante, il che abbiamo 4 fori, non l'ho ancora provato, quindi è il test sia per questo aggeggio che ho costruito, sia per il lavoro che sto facendo. Allora, questo castelletto è fatto appositamente perché la punta entri e trovi il suo alloggiamento perfetto, quindi la punta non può avere laschi. Fermo restando che non stiamo parlando di un manufatto a livello meccanico, con cuscinetti a sfere di una precisione assurda. Plastica su metallo, però voglio dire, per quello che dobbiamo fare, se anche sbagliamo di 2 decimi, non ce ne può fregare di meno. La punta entra e vedete ha un puntalino. Il puntalino guida, che è quello che serve per partire. Quindi noi, una volta fissato il trapano qua sopra, abbiamo anche il piombo già regolato. Andremo ad effettuare il primo foro. In questo caso, il primo foro. Con effettuato il primo foro, ok, prenderemo un cane da banco, sempre stampato assieme a questa, e andremo ad inserirlo nel primo foro. Quindi questo entra preciso, entriamo nel primo foro. Effettuiamo il secondo foro, che sia per lungo che sia per traverso, non cambia nulla. Quello che è importante è che i primi due fori io li devo avere. Il primo di partenza deve essere quello che chiamiamo dell'angolo. Il secondo deve essere misurato in linea al bordo. Ripeto, sia di testa che di lunghezza, non importa. Quindi
incastriamo il cane nel primo foro. Una volta presa la misura, appunto, come questa, 5,6, il passo ce lo dà il castelletto, ce lo dà il telaio. Effettuiamo il secondo foro. Una volta fatti due fori, giriamo la sagoma. Due cani montati, terzo foro. Giriamo la sagoma, quarto foro. E poi, con due cani, si va all'infinito e oltre. Come diceva Buzz Lightyear. Non so se qualcuno ha avuto bimbi piccoli, Buzz Lightyear era il non plus ultra dei robot. Bene, proviamo a farlo, perché a spiegarlo è bello, a farlo vediamo come va. La punta non è proprio affilatissima perché ha già lavorato abbastanza, però noi ci proviamo. Allora, vediamo... Terza velocità, facciamo un punto di accesso. Ok, prendiamo il nostro castelletto. Vediamo se la cosa funziona. Sembra che vada. Allora. Castelletto a zero, togliamo il cane, dobbiamo cercare appunto un attimino, eccolo là, bene, quindi abbiamo il trapano bello fermo, entriamo, naturalmente sottomesso un pezzo martire. Ragazzi, ho ben capito che qua mi devo procurare una punta che taglia. Nel senso che so che stavo messo male, però d'altro canto non pensavo di essere messo male tanto così. Ok, c'è anche questa tacca che mi indica la fatalità di quando esco dal mio 19. Comunque, l'importante è capire il concetto. Procureremo la punta che taglia. Anche perché di fori ce ne sono parecchi da fare, eh? E non ho la CNC. Allora, torniamo al discorso che facevo prima. Punta su. Vedete, c'è un millimetro praticamente di spostamento e questi sono fuori da 20, appunto dove entrano esattamente i cani da banco. Anche troppo precisi. A parte che medio density, eccolo là, medio density lega. Perfetto. Ora, il discorso che facevo prima, dobbiamo fare un calcolo di allineamento. Allora, ho misurato con questa, non cambiamo metro. 5,6, che è questo, eccolo qua. E andiamo a portare la nostra. Questa misurazione è fondamentale, ragazzi. Eccola qua. Ora, inseriamo il nostro cane da banco sul foro fatto, eccolo là, è inserito sul foro sbagliato, perché giustamente se dobbiamo fare l'allineamento dobbiamo metterlo sullo stesso lato, no? Non in diagonale. Ok, entriamo col cane e abbassiamo un po' la punta in maniera tale che riusciamo a trovare il passo. Che non è proprio così semplice, perché potrei anche io, essendo in plastica, potrei anche muovermi. Allora, il consiglio che do in questo caso, non essendo in metallo, la dima
disegnare il 9 e 6 da qui, così si ha un'ipotesi precisa. Eccolo qua. Ma ero giusto. Sì. Ero giusto. Quindi, ok. Forse per fare il primo, facciamo prima a fare così, è più semplice, no? Proviamo anche però ad abbassare un po' la velocità. Vedete il discorso che adesso sembra che tagli di più? Qui serve una Forstner affilata. In sostanza, noi ora, se abbiamo fatto corretto, come entra questo cane, deve entrare anche questo, suo fratello. Eccolo là. Noi ora abbiamo il castello che può lavorare su altri due fori, quindi questo foro e questo foro, come avevo detto prima. Basta solo che noi lavoriamo, una volta fatti i primi due, il discorso diventa all'esponenziale. Naturalmente è importante avvalersi di un cane da banco per il semplice di un martire sotto, per il semplice fatto che se noi abbiamo... adesso io ho messo un pezzo di ritaglio da 19 mm, possiamo usare anche un medio density da 5-6 mm, cioè una cosa che da poco, voglio dire, che poi va buttata, perché poi al rovescio esce un foro che è a dir poco perfetto. Ecco, insomma. Quindi abbiamo capito che la cosa funziona. In questo contesto non ho ancora provato il terzo foro, che sarà quello che mi determina il controllo con la squadra. Quindi andiamo a farlo. Mi organizzo un attimo e vediamo. Uno in più di qua e uno in più di qua, se no il test non si può fare. Quindi in questo caso partiamo con, diciamo, il foro all'infinito. Che cavolo. Eccolo là. Allora, castelletto ben appoggiato, la fresa va giù, perfetto. Via i cani, via il castellet, mi sembra che il risultato calzi a pennello e da quel che vedo, in base al segno che ho fatto di squadra simulando i due montanti, siamo sempre a millimetro, quindi vuol dire che in sostanza qualcosa di buono c'è. Ora noi facciamo così. Anzi, no. Per farlo dovrei fare così. Così. Allora, lo mettiamo dentro tutti dalla parte dell'anello di battuta e ne mettiamo uno qui.
forse ho sbagliato a fare il calcolo. Con due perni così dovrei misurare la squadra così. E non ci arrivo, ma chi se ne frega? Prendiamo un qualcosa di dritto per capire, perché fare una simulazione con una squadrettina piccola così, a dire il vero ne ho anche più grandi, però vabbè, porca miseria, resterà per terra intanto. Allora appoggiamo il nostro montante, siamo in battuta ai cani, ragazzi, non c'è gioco, non c'è assolutamente gioco, fermo restando che vi sto portando un semplice esempio. Guardate le battute, porca miseria, guardate le battute entrambe, e qui siamo dritti perfetti. Naturalmente è inutile fare il test al contrario, perché giustamente se è 90 di qua è 90 anche dall'altra parte. In sostanza, con questa misurazione dovremo considerare che questo è un 45 spaccato, quindi se noi mettiamo un cane qui e facciamo una misura di squadra, questo deve risultare 45, perché se noi lavoriamo sempre a quadrato, per forza di cose. Quindi la cosa sta funzionando, nonostante sia una cosa manuale, una cosa fatta con la stampa 3D, però voglio dire, la punta l'ho anche leggermente affilata io con la limetta, e adesso taglia molto meglio, però per fare un lavoro alla regola dell'arte serve una punta nuova, insomma, oppure quella lì affilata. Ci organizzeremo. Però sono contento, ragazzi, intanto abbiamo capito la foratura, l'utilizzo naturalmente anche dei cani. Questo è un 20 preciso, perfetto, in effetti calza che è duretto. Poi il medio density, sapete, è anche un po' ruvido di testa e quindi va a frenare. Se noi andiamo a inserire il 19,9 che io ho stampato con la stampante, questo non è 20, 19,9, entra ed esce, che è una meraviglia. E non abbiamo il margine di errore che ci può dare un taglio di un pannello. Insomma, funziona! Ho fatto qualcosa che funziona! Bene, mi sembra ottimo il risultato. Il cane, il martire, funziona, quindi possiamo cominciare a lavorare, quando arriverà, anche sul pannello madre. Tanto per non fare le solite cose magari banali, carteggiatina agli spigoli e poi la giuntiamo a 45 gradi, vediamo cosa esce. Per prendere la misura, una volta effettuato il primo taglio, mi appoggio all'interno e vado a segnare all'interno dell'altro fianco. Però non vado all'interno a filo perfetto con il segno matita, ma gli do un millimetro e mezzo. Perché poi dobbiamo considerare che c'è il gioco del sacco e lo vedremo insieme più tardi.
Naturalmente io qui ho usato la lama alta perché questo per non star lì a farmi uno spessore interno, invece di lavorare in appoggio sul piano e sulla battuta, ho lavorato sopra a gradino, considerando che la lama arriva oltre 80, io ci stavo tranquillamente, quindi ho alzato la lama, ma le mani sempre ben lontane. Allora, giro in giostra velocissimo, andiamo a vedere che cosa ne esce. In sostanza noi abbiamo una cornice, questa forse è un pelino da rifilare, perché poi se è troppo abbondante non mi piace. No, cioè non è che non mi piace, in effetti, perdonatemi un secondo. Allora, questo è un lungo, un altro lungo, vedete che ho lasciato margine, quel margine lì mi serve perché deve passarci anche il sacco, in effetti una volta incollato lui deve avere, l'anello deve avere un po' di gioco, no? Ok, dai. Mi sembra bene, e in più, nonostante io abbia cresciuto in altezza con la cornice di 15 mm, comunque ho ancora un buon margine per eventualmente aprirlo tutto se mi casca qualcosa dietro. La cosa funziona. Questo non sarà uno step del grande banco tosto come altri che abbiamo visto in precedenza, del tipo assemblare le parti interne, oppure quando è stata incollata l'ossatura, oppure quando è stato fatto il discorso del banco fresa. Però d'altro canto anche le piccole cose vanno fatte e vanno ben curate come le grandi cose. Quindi abbiamo visto, intanto implementata la linea dell'aria che viene portata su nel centro di controllo. Naturalmente non vi ho spiegato che lì partono, lì arrivano diciamo le spine, le due spine delle linee corrente e anche la presa dell'aria da lì. Perché? Perché la linea correrà sotto e sarà agganciata sotto con la passatoia camminabile, per il semplice fatto che se io il banco lo devo spostare o portare fuori è un attimo slanciarlo sia dall'aria sia dalle prese di corrente. Poi abbiamo visto, è un po' spiegato anche il discorso del piano di foratura con il marchingegno fatto alla stampa 3D, e abbiamo visto che funziona alla grande, quindi siamo pronti anche per quando arriverà il materiale per lavorare il piano di lavoro e il piano fresa. E in mezz'oretta neanche ho costruito questa specie di cornice che ora è in colla con la cinghia, che sarà l'anello che va a bloccare il sacco una volta che il tutto sarà compiuto. Io penso che abbiamo sforato i tempi anche sto giro, ma di gran lunga. Però ragazzi, sapete sempre, ditino, si va avanti, si bypassa, si salta, se interessa bene, se no pazienza. Festool Community, costruire, creare, riparare, invenzioni in legno, gruppo, canale YouTube dove siamo tutti insieme ora, Instagram. Ho aperto anche una chat che riguarda il grande banco, ma in sostanza può essere generica. All'interno della community Festool che troverete su Messenger ho aperto una chat perché a volte ho grosse difficoltà a racchiudere tutte quante le vostre domande, perplessità, dubbi, informazioni sparsi per i vari. Ho creato questo contenitore, quindi ecco, ora sapete che c'è anche questa possibilità. La settimana prossima, weekend prossimo, non sarò in laboratorio. Però vediamo durante la settimana, visto che arrivano dei materiali, se per caso qualcosa riusciamo a fare magari qualche sera. In alternativa, ragazzi, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima avventura. E al proseguo. Alla prossima!